Prima di lasciare la linea all'Axel del passato che ha esplorato il castello, ci tenevo innanzitutto a salutarvi, quindi ciao a tutti, io sono Axel e oggi esploriamo il castello di Bardi. Esplorazione è veramente, veramente piacevole, molto molto bello il posto, molto molto bella l'ambientazione anche da attorno, perché comunque è questo castello sopra la vallata, veramente, veramente stupendo. Me l'hanno fatto scoprire dei miei amici, io non lo conoscevo e veramente, se avete modo di andarci, andateci perché è stupendo. Detto questo, prima di iniziare col video, io vi invito a iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, lasciare un bel like, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram se vi va di seguirmi. Detto questo, via con la sigla. Allora, oggi siamo venuti a Bardi e nello specifico in questo momento stiamo visitando il castello. Al momento stiamo girando all'interno delle vecchie mura, che sono veramente un labirinto di destra, sinistra, destra, sinistra. Ah, esatto, adesso qua tiro una capata di quelle che me le ricordo. Mi fa male. Come al solito, grandi spazi molto spaziosi. È stato chiamato comunque il percorso della lumaca. Adesso sopra di noi potete vedere il resto della rocca. Siamo entrati nella seconda cinta di mura, come avete potuto vedere dalle riprese, e adesso andiamo a vedere la ghiacciaia. Un grande senso di vuoto che rimbomba un sacco. Ora andiamo verso la stalla e cantina. Adesso saliamo ai camminamenti. E c'è una bellissima scala chiocciola bassa, suppongo, perché tanto io devo sbattere la testa. Stranamente ci passo, guarda, sono quasi emozionato. No, scherzavo, qua ce la sbatto la testa volendo. Eccoci sui camminamenti. Dalla regia mi avvisano che questo è il camminamento di Ronda. C'era il cartello, ma... E ora entriamo nella torre nord-ovest. Tutta la vallata. Questo qua è il paesino.
adesso entriamo nella parte più interna. C'è quest'atrio che è stupendo, adesso lo provo a inquadrare di colpo. Veramente carino. E qua è dove si dice che è stato avvistato il fantasma. Cioè, questa qua è la foto che è stata scattata. Dov'è che siete? E adesso saliamo per il mastio, che dovrebbe essere il torrione più alto, tipo. Scale in legno, sempre molto simpatiche. Soffro di vertigini fortissimo, ragazzi, aiuto. E adesso dobbiamo salire su per una scala chiocciola, tipo, che è non stretta di più. Ecco, duri. Ovviamente non c'è illuminazione, quindi ci vediamo direttamente di sopra. Ultime scale. Ma ho detto di fare oggi la testa perché mi apro. Esatto, mi sto già prendendo lo zaino, figurati la testa. E siamo in cima al torrone. Ok, come avete potuto vedere, siamo arrivati sul bastione più alto, quindi sulla torre più alta di tutto il castello. Qua possiamo fare le conclusioni, ve le faccio io perché lì tirava un gran vento e quindi non si sentiva assolutamente nulla. Detto questo, quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like, commentate, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e che qua sotto trovate il link per il mio profilo Instagram. Come vi dicevo all'inizio del video, castello veramente straconsigliato, molto molto bello, organizzazione degli spazi molto ben fatta, veramente una gita molto piacevole, quindi io assolutamente ve la consiglio. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!